Guarda, voglio farti un esempio, Valerio, poi ti lascio eh, parlare perché hai anche le slide da mostrare e, 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 abbiamo, e abbiamo 15 minuti, oggi non abbiamo il break in mezzo. Quindi ehm, ti voglio soltanto mostrare una delle cose che rientrano con l'economia, però, che rientrano con l'economia eh, e che sono, mh, sai, quelle cose di prepotenza, eh, volgare, eh, oscena. Um, io non parlo mai, come dico sempre qui, di, 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 delle virostar di queste cose. Però sono un paio di giorni che di uno ne sto parlando perché veramente siamo a dei livelli di una bassezza immensa. Eh, L'ultima uscita di Bubù, io lo chiamo Bubù, la possiamo vedere pure se in regia ce l'abbiamo, è questa qua. Montesano se n'è uscito con una, con una cosa che ha detto: eh, un po vera o sbagliata, non sappiamo che è. Ma guardate cosa ha detto questo signore, questo signore, cioè, signore, su parole grosse. Eh, questo a ottobre ce lo ritroviamo in ospedale insieme a Gianni Rivera a spese nostre. Cioè, cosa ha voluto insinuare questo signore pagato dalla tua bolletta della luce, e cioè i soldi che dà la RAI che poi danno a lui per andare ospite fisso da Fazio con la sua agenzia che lo promuove, e da me, e da Vergovic, e da tutti noi? Ecco, questo signore pagato per andare nella tv di Stato, di Stato, una tv pubblica a sparare cazzate, ecco la cazzata che spara. Questo, cioè lui augura a questo signore di finire in ospedale insieme a Gianni Rivera che si è permesso di dire che non si è vaccinato a spese nostre, cioè come se tutto l'ambaradan del, del, diciamo del, del sistema sanitario e tutto quanto fosse pagato da altri diversi, come se questi signori non avessero mai pagato nella loro vita un centesimo di tasse. Capito? Cioè, quindi a spese di quelli invece che sono vaccinati e, e che stanno dalla sua parte. Ecco, questa cosa qui, eh, se noi la facciamo passare da una persona che va in televisione pubblica e quindi viene, viene sostanzialmente legittimato dalla RAI a dire verità, capisci Valerio? Cioè questo signore viene pagato da noi con la sua agenzia di pubblicità e di uomini di spettacolo, si spaccia per Virostar, spara cazzate e dice addirittura che se Montesano e Rivera si ammalano, perché sono dei negazionisti secondo lui, andranno in ospedale, ce lo ritroviamo in ospedale a spese nostre, come se il signor Montesano, che nella sua vita avrà pagato cento volte le tasse che ha pagato Bubù, e Rivera idem come sopra non avessero diritto a farsi curare dal, dal servizio pubblico e quindi di avere la loro idea di preferire evitare una vaccinazione sperimentale di esprimere le loro opinioni ecco qual è la violenza la volgarità la violenza che deve essere in qualche modo fermata da un giudice da, dall'opinione pubblica che si ribella Ecco, tu sei un economista. Però puoi dobbiamo, scusami, puoi però dobbiamo stare molto attenti perché se tu parli di giudice e eh, eh, se ne va via questo diritto di parlare, no? Eh, ho capito, ma questo eh, signore però viene pagato. Questa storia. Ma questo signore, ma certo che deve entrarci perché questo per me, viene questa dalla... per me è un insulto. Sì. È un insulto al popolo ma italiano. Montesano doveva scusami, contenersi vale, nel no, dire cose di cui sa nulla. Montesano è un conto, ha detto delle cose dove probabile eh, probabilmente... Non poteva sia... contenersi. Insomma, non a fa niente, ma Rivera... Rivera, che Rivera non c'entra nulla? Eppure lui ma... è stato citato, sì, per ma non il... è che l'ha citato in tribunale, ha, no, citato ha, in detto, un posto ha detto su... che ce lo ritroviamo in Sì, è un spedale. pensiero suo, bislacco discutibile. però è un pensiero suo di Burioni, come di Montesano, come di Rivera, ognuno di noi esprime un pensiero. Il contegno sono d'accordo con te, ma dovremmo tutti avere un contegno nelle nostre espressioni. Chi cioè, ha un ruolo pubblico, ancora di più. Questo mi pare chiaro. Esatto. Sì, però però qui, il giudice lo terrei da parte. Passa l'idea, passa l'idea, passa l'idea, passa l'idea sì. che queste persone... Intanto che sono negazionisti eccetera, e che poi ce le ritroviamo Aspetta, a spese nostre. Beh, Valerio, vogliamo spiegare che, <ride> che intanto questi due signori avranno pagato molte più tasse di quelle che ha pagato Bobù. e poi che non funziona così il sistema: perché c'è molta gente che da qui a ottobre, quando succederà un po' di casino, io sono convinto, penserà che quelle persone che non si vaccinano sono un disastro perché sono quelli che sono gli untori e che quindi a spese. Degli altri dovranno essere curati. Vogliamo spiegare che intanto che non funziona così eh, il sistema di tassazione economico in un paese civile? Ma che cosa devo spiegare? Che le tasse sono pagate da tutti? Cosa dovrei spiegare che il diritto ad essere curato è un diritto che viene, diciamo, garantito dalla nostra Costituzione? Cosa, cosa cioè veramente non, non so cosa commentare. Io ripeto faccio il finanzialista mi occupo di finanza, mi occupo di economia, cerco di non parlare di questi argomenti e non ci riesco, cioè è impossibile non parlarne. Ormai il punto è che l'economia è diventata di seconda importanza, di secondo piano, questa è la verità. Beh, però qui perché ci rientra realtà, anche quando... l'economia, perché se qualcuno dice Ma no, che le persone... entra l'economia? Eh no, dice che, dice che verranno curati no. a spese nostre, a spese loro, Ma non funziona così. Non è che le persone che finiscono in ospedale vengono curate a spese di quegli altri che magari. Che, capito? Cioè, sì, è un sistema che deriva, che deriva da, da, da cose ben diverse. Questi sono messaggi che non possono passare da parte, capisci? Non possono perché le, le persone se no, pensano e si avvelenano e, e c'è la guerra, perché questa è un'istigazione. Alla violenza gli uni contro gli altri. Ecco qual è il punto, caro Francesco. Perché ci deve ma mettere le contegno. mani qualcuno? Io sono per è un'istigazione. Io vorrei che Valerio spiegasse, ma in due parole, poi passiamo immediatamente alle slide perché siamo sì, in ritardo. Io ho già raccontato, no? sì. Fabio, di aver visto, e eh, rimasi turbato da quell'immagine. Dopo lo, la strage delle torri a New York, a Londra, alcuni fondamentalisti. In piazza manifestavano a favore delle bombe su Londra e la polizia teneva a bada chi voleva dargli quattro calci a questi. Sì, ma, non vanno, dire, sì, ma questi qua però non vanno in televisione pagati da te e da me a sparare cazzate come questa, per esempio. Perché la televisione poi legittima queste persone. Se tu prendi quelli che dicevano che volevano le bombe a Londra e li mandi alla BBC no, a fare. No, scusami, e li mandi però. alla BBC a fare le virostar, è chiaro che tu legittimi uno che spara una cazzata poi fuori. Ecco. Sì, però in generale, se allora, parliamo se di libertà, uno spara di parola, una cazzata come questa, tu non vai più in televisione. Punto. Eh, Vabbè, Valerio, adesso non sderazziamo, però. Valerio, scusami, sì. ma sai quando poi. è eh, no, perché se noi parliamo di tante cose belle. Ma, ma poi, se comunque abbiamo sempre i pozzi avvelenati da questa gente, tutto quello che noi facciamo è inutile. Se il pozzo è avvelenato, voglia pompare acqua buona. Dove vai? Se quello ci continua a buttare il veleno dentro. Ma fermatelo.